Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Allora, molti temi per la puntata di oggi, ma comincio presentandovi gli ospiti. Allora, intanto, benvenuta, bentornata ad Alessandra Moretti. Grazie. Del Partito Democratico. Buongiorno, grazie. È, come dire, distanza in Veneto e quindi questo ci fa capire che parleremo anche della questione dei referendum del Veneto e della Lombardia che si va scaldando. Poi do il benvenuto anche ad Elisa Simoni di Articolo 1 MDP e quindi degli ex PD che ieri hanno avuto un dibattito accesissimo e poi lo vedremo, ne vedremo degli estratti, alla festa di Articolo 1 di Ravenna perché c'erano Pisapia e Bersani e c'era anche Vasco Errani. E questo dibattito è stato molto, molto scintillante, quindi fiammeggiante possiamo dire, ne avremo degli estratti dopo e quindi anche la sinistra, le ricomposizioni delle alleanze anche in funzione della legge elettorale sarà un altro lato dei nostri temi. Intanto poi benvenuto e bentornato ovviamente a Fabio Martini, giornalista della Stampa. In collegamento da Milano vedo il direttore di Libero, Piero Senaldi, buongiorno e bentornato buongiorno. Anche a te. In collegamento, non è finita, in collegamento da Bologna c'è Gianluca Pini della Lega, buongiorno. Buongiorno. Membro della Commissione Esteri della Camera, non abbiamo detto che Elisa Simoni invece è nelle attività produttive. Poi vado anche a Torino perché essendo oggi venerdì c'è Lorenzo Pregliasco con numeri per noi sempre molto interessanti anche con le sue analisi molto interessanti. Ci sta raggiungendo, prego può entrare anche così come dire in corsa anche Wanda Marra, giornalista del Fatto Quotidiano. Ben arrivata. Allora, io però comincerei, diciamo, abbiamo già messo in campo un po' di argomenti e naturalmente non, nemmeno sullo sfondo c'è anche la questione Catalogna con una piega oggi molto, molto interessante e anche preoccupante che riguarda l'economia, le banche, che è la scelta di uno dei pezzi della prima pagina sicuramente di Libero e proprio della Stampa. Però prima di arrivare a questo, c'è un'altra questione che invece apre un altro filone di quotidiani e sicuramente Repubblica, per esempio. Lo Ius Soli. Allora, intanto Alessandra Moretti è sulla linea del Rio, sciopero della fame per farlo a tutti i costi, fa parte di questa staffetta? Io credo che innanzitutto sia un tema che ci ha riguardato perché come i temi sui diritti civili, come i temi insomma più che interessano appunto la società e l'etica, io penso che questa sia una norma che il PD si era impegnato ad approvare. Più che Ius Soli lo chiamerei Ius Culture perché affianchiamo al diritto alla cittadinanza anche un percorso di doveri e quindi la formazione, l'istruzione. Penso che dopo l'approvazione della legge di bilancio il Parlamento possa valutare la fattività dell'approvazione di quella legge. Certo è che indipendentemente da chi sciopera o no, la decisione spetti al Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Io ritengo che questo, e lo dico da veneta e lo dico da ex assessora alla scuola che si è occupata molto di integrazione di bambini stranieri, io credo che questo sia un primo passo perché, come dice anche il ministro Minniti, non ci può essere, come dire, sicurezza senza un percorso serio di integrazione. Però noi abbiamo visto a un certo punto, lo ha detto anche Maria Elena Boschi, sottosegretaria della Presidenza del Consiglio, oltre che ovviamente esponente di spicco del Partito Democratico, ha detto però non ce la facciamo in questa legislatura, non rischiamo, rinviamo. E poi però Del Rio invece ha iniziato lo sciopero della fame, come dire, facciamo di tutto, anche con adesioni in crescita. La domanda era questa, lei secondo lei va fatta ora? Cioè deve essere una cosa che il PD deve portare a casa prima delle elezioni o è invece un rischio? Io poi, ripeto, credo lei che... lo fa lo sciopero della fame? No, io non faccio lo sciopero della fame ma faccio una battaglia di argomenti e una battaglia politica. Io penso che il PD avrebbe dovuto probabilmente iniziare la discussione sullo Ius Soli, sullo Ius Culture molto prima rispetto alla scadenza, diciamo, elettorale, perché si sa che i temi più difficili anche da digerire sono quelli che vanno affrontati all'inizio della legislatura. Però questo non è un governo PD, questo è un governo nato, come dire, da una situazione politica molto incerta
quindi un governo, come dire, di tra virgolette unità nazionale, trasversale, e si sa che il Partito Democratico ha una maggioranza, ma una maggioranza non così forte per poter, come dire, affermare una troppo questione rischiosa. Ma io penso che il Parlamento, se la sente, deve cercare di far di tutto, però certamente, ripeto, la decisione spetta al Presidente del Consiglio. Elisa Simoni, lei non è del PD, ma si associerebbe o si associerà a questo sciopero della fame, un provvedimento a cui diciamo che l'MDP tiene molto? Non è una modalità che mi appassiona, mentre mi appassiona molto il tema. Noi, come Articolo 1, abbiamo fatto da subito una battaglia ponendo un tema politico al governo, perché io non penso che ci sia, come dice Alessandra, un ritardo, una questione di tempi. È che il Partito Democratico è stato schizofrenico su questa discussione. Io non so se il ministro fa lo sciopero della fame del Rio perché vuole convincere in maniera forte Maria Elena Boschi, ma sicuramente se invece fa lo sciopero della fame e chiedesse la fiducia al Consiglio dei Ministri, probabilmente agirebbe in maniera un pochino più puntuale rispetto al proprio ruolo, perché insomma questa dinamica di ruolo di lotta e di governo, siccome l'accusano spesso noi di avere questa caratteristica, sinceramente gli si addice poco. Io penso si sia perso tempo, penso che il PD a un certo punto abbia avuto paura, gli abbia fatto paura la perdita di voti e il pescaggio a destra, abbia capito a un certo punto che a destra non si pesca più e che il Partito Democratico a destra non si pesca più perché la destra è sana, in forma, elettoralmente molto competitiva, e quindi a un certo punto ora cerchi di recuperare la posizione della Chiesa, la posizione di mondi vicini al popolo del centro-sinistra che sono stati decisi su questa questione, probabilmente hanno indotto il Partito Democratico a dire ma che facciamo in questo momento. Sulla questione dell'Alessandra del governo, e quindi di un governo che ha, e si sta parlando evidentemente da Alfano, che si è frapposto comunque la voce, voi siete usciti adesso, in capitolo, no? Siete usciti dalla maggioranza. Ma noi abbiamo fatto non si è capito molto bene che cosa abbiamo fatto, nel senso che a un certo punto su una questione fondamentale che è quella appunto dello scostamento del bilancio abbiamo avuto un voto di responsabilità, perché sarebbe salito all'IVA e mi dispiace il Partito Democratico nelle ore successive abbia... Ma poi siete usciti da... No, cioè, siete fuori dalla maggioranza o no? Noi abbiamo avuto una posizione politica che ha detto un'altra volta, per l'ennesima volta, e lo faremo soprattutto sulla manovra, al PD, guardate, non c'è nessun problema rispetto al governo di per sé, a Gentiloni o a questioni che riguardano il PD. È, come dire, noi stiamo cercando di aiutare il PD a guardarsi allo specchio, a vedersi nudo, e a vedere quelle cose che evidentemente cominciano a essere lette nel paese. Abbiamo un problema, stamani ci sono dei dati che dicono che i nostri ragazzi non si laureano e quelli che si laureano non vanno. Adesso non andiamo, quindi, insomma, la affronteremo più tardi. La affronteremo dopo, se no facciamo confusione. Quello che le volevo dire è capire qual era la finiamo il ragionamento, finisco il ragionamento. Sì, siccome sullo Ius Soli così. Moretti ha messo sul tavolo la questione di non però riusciamo a farlo lo fa per lo sciopero della fame, neanche lei. No, io questo non sono per queste forme di protesta, sinceramente. Volevo andare... No, mi sembra... L'unica cosa... Il governo, siccome Alfano gli state dando, come dire, tutto con la legge elettorale, siete piegati, probabilmente su una questione di questo tipo una forzatura in quel senso andrebbe fatta. Proprio per le cose che dice il Partito Democratico sono la loro caratteristica valoriale. Cioè io non vedo un ritardo di tempo, vedo una confusione di posizione politica del Partito Democratico che fibrilla. Io credo che in Parlamento, Elisa, contino i numeri, ed evidentemente i numeri in questo momento per approvare a breve la legge sullo Ius Culturae non ci sono o si faticano. Certo, il Consiglio dei Ministri, per questo io ribadisco che la scelta di Gentiloni potrebbe anche mettere se mettesse la fiducia Alfano vota. Però infatti ho detto Moretti, Del Rio, l'iniziativa di Del Rio crea più problema. Ma io non penso, cosa vuole, anch'io non sono per queste forme di protesta quando appunto si sta al governo, però ognuno è anche libero, siccome si tratta di un tema di coscienza, un tema etico, ognuno è anche libero di pensarla e attuare i mezzi che ritiene più opportuni. Sicuramente Pini su Ius Soli non ha esitazioni.
Così mi sembra, no? Guardi, però assolutamente la nostra posizione è chiarissima. Ma è lei però, follia. Allora lei, gliela faccio in un altro modo, perché appunto la sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte, eccetera. Glielo chiedo come parlamentare. Secondo lei, con queste iniziative, se si allarga il fronte di questa iniziativa, significa che invece i numeri ci sarebbero? Anche alla luce di quei, per esempio, 181 voti che ci sono stati al Senato sullo scostamento delle previsioni del DEF? Temo di sì, e trovo anche molto singolare e sospetto questa sovrapposizione del tema Ius Soli con la legge elettorale. Cioè un tentativo maldestro fatto proprio in chiusura di legislatura da parte della sinistra di andare a recuperare quanti più voti possibili nell'area, diciamo così, dei cittadini immigrati per cercare con questa legge elettorale di raccattare quanti più deputati possibili per poi andare su un tavolo delle trattative, ben sapendo che i numeri, nessuno schieramento in questo momento ha i numeri per poter governare autonomamente, e quindi qualcuno cercherà di andare a un tavolo delle trattative post-elettorale con un numero di parlamentari il più ampio possibile per essere poi un dominus di una grande coalizione. Io la vedo in questa ottica qui, il tentativo di Del Rio, e non solo di Del Rio, del PD in generale, di riportare sull'agenda politica il tema dello Ius Soli, che sembrava definitivamente sepolto dopo le parole non solo del ministro Boschi, ma anche diciamo così, dei centristi. Fabio Martini, su questa partita che sembrava, diciamo così, archiviata, è una lacerazione il PD che non sa che cosa è peggio e che cosa è meglio rischiare su un piano di consenso, su un tema, è questo il dilemma, diciamo. Questo elemento, cioè, perché questa vicenda ha avuto un andamento molto originale, nel senso che la legge è ferma da molto tempo. Si sarebbe potuto raggiungere un onorevole compromesso limando alcuni automatismi, ma nessuno ha cercato un compromesso. Se ci fate caso, il PD dice i voti, ha detto finora, i voti non ci sono, e quindi evidentemente un possibile compromesso non è stato cercato, perché con AP, con gli alfaniani, diciamo, nemmeno. Esatto, e quindi perché lo statu quo conveniva a tutti, al PD che dava la colpa ai centristi che potevano dire grazie a noi non, questa legge non si è fatta. Ora c'è una novità, il gruppo parlamentare raccolto attorno al senatore Verdini è galvanizzato da una novità, c'è una legge elettorale che diciamo, valorizza le piccole forze, diciamo così, nel senso che ora c'è un'ipotesi, senza entrare nel dettaglio, che consentirebbe anche a piccolissime forze di ottenere una rappresentanza parlamentare, e questo ha reso improvvisamente protagonisti i cosiddetti verdiniani, che aggiungendo i propri voti a quelli del PD potrebbero far passare questa legge al Senato. Allora chi è che deciderà? Non tanto il Presidente del Consiglio, che intimamente è favorevole a questa legge, perché tutto quello che di progressista si porta a casa, il Presidente del Consiglio è ben felice. Ma deciderà il segretario del Partito Democratico, perché ora ci sono le condizioni per approvare questa legge. E quindi toccherà a lui valutare quel che è utile e conveniente, anche alla luce delle possibili alleanze che la nuova legge elettorale potrebbe determinare. Molto chiaro, fa capire com'è politicamente complessa questa partita. Vanda Marra, sei d'accordo, deciderà Renzi, e secondo te come, in quale direzione? E allora, diciamo, sì, sicuramente Renzi avrà una parte grossa in questa decisione, che deciderà Renzi, insomma, nel senso che non ha più il potere decisionale che aveva prima, quindi comunque lo deve mediare con tutta una serie di altri personaggi, secondo me, a differenza di quello che dice Fabio Martini, con lo stesso Gentiloni, che comunque su questa legge ha sempre avuto una posizione, diciamo, ambigua, ambivalente e soprattutto altalenante, nel senso sì, la facciamo se non corro nessun rischio, se non c'è problema, se non devo chiedere la
fiducia in chiusura di legislatura, quindi diciamo non è che poi Gentiloni ha avuto su questa cosa una posizione netta e definita come fu per esempio alla fine quella di Renzi, tutto sommato sulle unioni civili, che a un certo punto stralciarono una cosa e la portarono a casa, quindi diciamo su questo punto la posizione di Gentiloni è una posizione in linea con la politica di Gentiloni, quindi inclusiva e quindi comunque sicuramente non di strappo, secondo me. Al netto di questo, secondo me Renzi non ha deciso che cosa vuole fare, e la cosa di Del Rio a me sembra anche indicativa in questa direzione, perché lì ci sono più di una componente politica, cioè una è che il Partito Democratico, non sapendo in questo preciso momento bene dove andare a pescare, da una parte per questione di consenso lo Ius Soli non lo vuole fare, dall'altra parte però ha il dubbio che gli converrebbe farlo. Allora qual è la politica comunicativa secondo me in questo momento che stanno mettendo in campo? Quella di dire noi la vorremmo tanto 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 fare, però comunque non lo possiamo fare perché non ci sono i voti, perché ci sfiduciano, perché è brutto, perché eccetera eccetera. E che cosa dovrebbe portare questa cosa secondo me come scenario? Che la legge non si fa, fino a tutta la campagna elettorale il Partito Democratico ammicca al campo di sinistra dicendo però io la volevo fare, dopodiché scompare dall'agenda della campagna elettorale un minuto dopo, cioè secondo me questa è la tattica. E l'ultimissima cosa, secondo me poi c'è anche un altro discorso, che Del Rio da una parte fa una partita personale, nel senso che essendo che c'è un partito a più punte in questo momento, Minniti e Gentiloni sono chiari, Renzi è un'altra, e nello stesso tempo però è anche un gioco delle parti, ovvero Del Rio ha avuto dallo stesso Renzi il compito di guardare più a sinistra. Quindi, quindi è a più punte, ma nel senso Del Rio non è una sua iniziativa autonoma, no, non potremmo dire Del Rio contro Maria Elena Boschi. Del Rio contro Maria Elena Boschi, lo potremmo secondo dire, me sì. Questo si può dire, è ancora più complicato. Allora, Piero Senaldi, la tua lettura di questa partita, e soprattutto perché poi credo che anche a chi ci ascolta e ci guarda interessi sapere una specie di pronostico: si fa questa legge prima della fine della legislatura o no? Io credo che tutto sommato non si faccia, questo è il mio pronostico. Perché? Perché chiaramente siamo in campagna elettorale. Renzi non sa bene, non ha ancora bene deciso da che parte guardare, perché io condivido molto l'analisi che ha fatto l'onorevole Simoni. Lui ha provato a guardare a centrodestra, ha visto che a centrodestra non riesce a salire, non riesce, e allora guarda a sinistra, però voglio dire, fa una competizione in un campo troppo pieno, perché Renzi guarda da sempre al ceto medio-basso, no? Però lì, voglio dire, c'è una competizione straordinaria, c'è la sinistra, c'è 5 Stelle, e quindi da qui deriva tutta la crisi del PD. Questo sciopero, dal mio punto di vista, non ha molto senso, perché è il governo che sciopera contro se stesso, e allora forse converrebbe fare lo sciopero del potere e fare un passo indietro, perché, voglio dire, se sei al governo e non riesci ad approvare le leggi, cosa ci stai a fare? Quindi io credo che andrà avanti una manfrina fino a sotto elezioni, e poi lo Ius Soli, io credo che Renzi non si azzardi ad approvarlo, perché lo penalizzerebbe troppo in cabina elettorale. D'altronde bisogna dire che la forza di Renzi, che però è anche la sua debolezza, è che nessuno sa che cosa ha in testa. È europeista o non è europeista? È per le autonomie oppure no? È per l'immigrazione oppure no? Questa è stata un po' la sua forza, comincia a essere la sua debolezza, perché quando le cose andavano bene questa sua indeterminatezza riusciva ad accogliere tutti. Adesso che siamo sotto elezioni e che per di più avremo un sistema elettorale che favorisce i partitini, vengono fuori le identità, e allora ecco che lui, che è, non so, gomma flex, diciamo così, diventa un po' in difficoltà. Allora, Lorenzo Pregliasco, lo chiedo a te, non so se hai dei numeri specifici su questo, ma mi richiamo anche alla tua, diciamo, capacità, conoscenza dei sondaggi in generale su questi argomenti. Secondo te l'indecisione deriva dal fatto che non si sa che cosa pesa di più, quale, diciamo, cosa dà più consenso, rinunciare anche in un elettorato magari di sinistra, perché lo Ius Soli, che giustamente diceva Alessandra Moretti, si potrebbe chiamare Ius Culture, cioè in realtà è una legge che non c'entra niente con il tema dell'accoglienza o meno ai migranti, però al di là sta in quel calderone lì di argomenti, e quindi
c'è anche una, come dire, incapacità o anche diffidenza, sì, rispetto a distinguere, no, certo, le varie questioni. Quindi pesa di più quello elettoralmente e negativamente anche per la centrosinistra? Ma una questione che secondo me è rilevante qua è che se vediamo non solo in Italia ma a livello anche comparato, effettivamente il tema dell'immigrazione è uno dei pochi ormai temi qualificanti che distinguono l'opinione pubblica e il posizionamento politico tra destra e sinistra o tra diciamo movimenti variamente anti-establishment e movimenti partiti diciamo più tradizionali. Quindi questo è un tratto che è comune a tanti paesi. Vedevo ieri dati sull'Inghilterra, ad esempio, molto interessanti su questo. E poi c'è l'altro fenomeno che secondo me non va sottovalutato, cioè che la discussione attuale sullo Ius Soli non è che sia passata nel modo più chiaro all'opinione pubblica. C'è molta confusione anche rispetto a cosa preveda la proposta attualmente in discussione. Molti nell'opinione pubblica sono convinti che preveda la cittadinanza automatica per chi nasce in Italia, ad esempio. Si diceva invece in studio che è piuttosto una forma legata al ciclo di studi, no? Quindi al completamento di un ciclo di studi in Italia. Quindi questo aspetto secondo me incide poi su come il provvedimento oggi in esame viene visto dall'opinione pubblica. Quindi possiamo dire, chiudendo questa prima parte della trasmissione, che dobbiamo andare in pubblicità, che c'è un tema che è di soppesare convenienze che sono dentro una partita parlamentare che riguarda altro, e dall'altra parte possiamo essere certi che Renzi, sondaggi, non so se quelli che fa Pregliasco, ma magari anche quelli di tutti, li stia guardando con molta attenzione, così? Esattamente, diciamo, così, l'analisi. Va bene, c'è il placet di Fabio Martini, dopo la pubblicità, restate con noi. Noi sappiamo che i referendum non sono minimamente paragonabili a quelli della Catalogna, perché sono delle iniziative consultive, tra l'altro che non portano alcun concreto immediato diciamo risultato. Comunque vada, se anche il referendum passa, poi le due regioni dovranno aprire una trattativa con lo Stato nazionale, che avrebbero potuto aprire anche in assenza del referendum, per intenderci, a norma dell'articolo 116 della nostra Costituzione, e quindi non è che lì per lì accade niente. Però è ovvio che se, quando accadono i fatti catalani, qualcuno chiede di appendere la bandiera della Catalogna su, non lo so, il palazzo della regione Lombardia, insomma, credo che... Gli autonomisti veneti sono andate a Barcellona no, a sostenere queste i cose, catalani. Insomma, fanno assumere lei, i referendum. Lei è contraria a quel referendum, si è detta contraria a quel referendum. Maroni, no, diciamo che l'ha criticata, ma anche una collega di partito sua, Beccalossi, si è detta favorevole. Non è che nel centrodestra ci sono troppe posizioni inconciliabili? No, le posizioni inconciliabili non Beh, ci sono. Beh, contraria, no? Conferma. Io ho detto che secondo me diciamo il referendum così fatto, non sono contraria a percorsi di maggiore autonomia, questo capiamoci. Sono contraria a che questo avvenga unilateralmente. Cioè è ovvio che, primo, se noi cominciamo a dire tutti, siccome io ho un residuo passivo di 57 miliardi, me ne voglio tenere almeno la metà, quindi me ne voglio tenere 30 miliardi, perché io sono la Lombardia e me lo merito. Rimane solo la Calabria, dice lei. No, non rimane forse neanche la Calabria, perché abbiamo visto che poi tutte le altre regioni hanno cominciato a dire ma allora anche io voglio maggiore autonomia, poi che cosa questo comporti? Forse non lo capiscono tutti bene, però è ovvio che insomma c'è una... Ma siete d'accordo su una cosa importante? Questa è una questione importante, perché ha a che fare, diciamo, col centralismo, l'autonomismo, il nord, il sud. Io non sono d'accordo sul metodo, nel senso, penso anche qui che mentre se noi facciamo delle cose unilaterali rischiamo di ingenerare anche culturalmente nel nostro tessuto popolare una disgregazione, un processo di revisione delle nostre autonomie e quindi anche dei poteri, delle risorse delle nostre autonomie, si possa fare per tutta l'Italia, concordato e controllato, quindi gestito anche dallo Stato nazionale, che debba essere fatto anche mentre si rivede la forma del governo nazionale. Io sono per presidenzialismo e federalismo. Allora, c'era Alessandra Moretti che annuiva, non so se l'avete vista, ma mi sa di sì, perché vedevo il nostro regista che faceva vedere questo, annuiva, era d'accordo con Giorgia Meloni. Pini, mentre invece, insomma, sta un po' prendendo la forma di un derby tra Milano e Roma, come titola Libero oggi, questa storia del referendum? Ma guardi,
Le parole della Meloni sono imbarazzanti, come è imbarazzante la confusione mentale che ha dimostrato sul tema e anche la distanza politica che ha dimostrato rispetto ai suoi stessi esponenti che ci sono in Lombardia e in Veneto, che hanno sostenuto convintamente, perché capiscono bene di che cosa si stia parlando in questo momento e di dove sta andando anche l'Europa in generale, perché in Catalogna chiaramente si è visto altro, diciamo, c'è una richiesta ben diversa rispetto a quello che arriva come legittimazione popolare, che arriverà il 22 di ottobre dalla Lombardia e del Veneto per fare una trattativa di autonomia, non di indipendenza, ma che è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Le negoziazioni di cui... Scusate, ma sento... Ah sì, perché c'è il microfono di Lorenzo Pregliasco aperto, ecco, prego. Scusate. Io trovo, ripeto, veramente imbarazzanti le dichiarazioni di questa statista della Garbatella che non ha minimamente così, cognizione di che cosa si stia parlando rispetto a un processo di autonomia democraticamente sviluppatosi attraverso un dibattito all'interno dei vari consigli regionali sia della Lombardia che del Veneto, ma che poi dovrà avere una sorta di legittimazione popolare direttamente dei cittadini di queste due regioni, che sta aprendo un dibattito molto più ampio che si sta sviluppando in tutta Europa. Se uno non si rende conto che il modello Europa degli stati nazionali è in crisi e che il dissolvimento degli stati nazionali è ormai nella natura delle cose e che si sta andando fortunatamente verso un modello di Europa delle regioni, di Europa dei popoli, sì, però, non scusi, ha capito Pini, dove sta andando la storia. Sì, però Pini, questo forse lo dovrebbe dire pure al segretario della Lega Salvini, che sta scegliendo... Per quale motivo? Beh, comunque sta scegliendo, ha scelto finora un modello molto più lepenista, come posso dire, di invece più mi di pare che la fase lepenista, no? Mi pare che la fase lepenista sia stata abbondantemente archiviata con le elezioni francesi. Mi pare invece che ci sia un tentativo assolutamente legittimo, assolutamente così trasparente, di mettere assieme pezzi però di autonomie regionali, non di stati nazionali, sono cose ben diverse. Io non sono autonomista, io sono indipendentista, mi sono iscritto alla Lega 26 anni fa perché ero e mi sento ancora fortemente indipendentista, ma sono passaggi graduali che devono avvenire. È chiaro che la richiesta di autonomia che arriva in questo momento dalla Lombardia e dal Veneto e non solo, è un punto di partenza, è una prima fase attraverso la quale poi si andranno a realizzare fra 10, 15 o 20 anni quel processo che qualcuno aveva già ipotizzato tempo fa, e quel qualcuno si chiama Umberto Bossi, di un'Europa dei popoli e delle regioni e qui torniamo, e non di un'Europa degli stati nazionali. Siamo in presenza di una Lega delle origini. Senaldi, prima di dare la parola, sì, vedo Alessandra Moretti che vuole intervenire, però vado da Senaldi perché il suo giornale comunque dà molto spazio a questa cosa, e mi sembra però interessante la piega che ha preso, anche se poi mi chiedo, e lo chiederò a Pini, ma lei ha detto delle cose pesanti nei confronti di Giorgia Meloni, statista della Garbatella. Mi sembra che quello che ha detto la Meloni nei confronti della Lega, nei confronti della Lombardia e del Veneto, siano molto più pesanti di quelle che sono state da sempre le mie valutazioni sui partiti centralisti, e il suo è purtroppo un partito centralista. Senaldi. Ma io dico questo, io credo che la Meloni stia facendo del marketing politico né più né meno, ovvero sia, la Meloni è il leader di un partito che trae la sua forza nella regione Lazio e nel Meridione. Lei ovviamente a chi non vota dice io starei a casa, e si rivolge ai suoi elettori del Lazio piuttosto che del Meridione, i quali non sono minimamente coinvolti dalla consultazione. Resta di fatto che i suoi uomini in Veneto e in Lombardia siano tutti a favore del sì, e questo non comporta scissioni nel partito Fratelli d'Italia e non comporta nessun trauma. Quindi mi sembra evidente che ci sia, diciamo così, il tentativo di far star buoni gli elettori storici di Fratelli d'Italia, ma poi quelli del nord, dove ricordo la Meloni è stata eletta, perché la Meloni è eletta collegio 3 Lombardia. Lombardia.
Esatto. E quindi, e voglio dire, un occhio glielo deve pustrizzare, no? È stata eletta in Lombardia, Pavia, Cremona, Mantova e Lodi, quindi lo conosce bene il Nord. Tant'è vero che lascia tranquillamente lavorare gli uomini di Fratelli d'Italia in Lombardia e in Veneto in favore del referendum. D'altronde, allora, anche nell'intervista, l'intervista della Meloni è un po' un'intervista da equilibrista, Formiglino, perché lei ha detto: ma io sono per l'autonomia, l'autonomia va condivisa. D'altronde, e si sposta, sappiamo, sul metodo, in effetti, esatto, in quella intervista. Ultima cosa, però lasciami dire, lo stesso. Ultima cosa, lasciami dire, la Meloni sponsorizza in Sicilia. Il centrodestra si candida in Sicilia con un candidato votato dalla Meloni. Se la Meloni fosse contraria all'autonomia, inserisse la rinuncia dell'autonomia della regione Sicilia. E il fatto buona... che non lo fa significa che non è contraria alle autonomie. Beh, questa è una buona obiezione. Alessandra Moretti, però allora c'è un problema anche, insomma, nel PD, perché c'è Gori che in Lombardia comunque appoggia il referendum, anche voi in Veneto, che succede? Intanto mi faccia dire che, a differenza di quello che diceva prima la mia collega Simoni, mi pare che il centrodestra non sia né saldo né forte, perché manifesta, diciamo, delle contraddizioni e degli scontri interni pesantissimi. Detto questo, io sono distante anni luce dalla Meloni, ma il ragionamento che lei fa e ha fatto ieri sera è assolutamente condivisibile, cioè quello che diciamo noi. Cioè, noi diciamo sostanzialmente siamo per l'autonomia, tant'è che l'articolo 116, comma terzo, cioè il comma terzo del 116, l'ha introdotto Bressa, che è appunto del Partito Democratico, attuale sottosegretario. E è un articolo che dice e che dà la possibilità a tutte le regioni, perché sono i consigli regionali che hanno appunto questa possibilità, di avviare una trattativa con il governo per avere su alcune materie indicate, cosa che il Veneto non ha fatto, alcune materie indicate, più competenze e più autonomia. Allora, detto questo, mentre Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, ha avviato un percorso serio con il governo, quella è una pagliacciata, non è un percorso serio. Mi quella scusi, è una Pini, pagliacciata. Io non l'ho interrotta. Leggiti, Pini, guarda, Moretti, non l'ho interrotta quello e che non ha fatto ti ho interrotto. Cioè, mentre Bonaccini ha fatto un percorso serio, dopo ci arriviamo a Bonaccini, non ha citato minimamente la questione, Pini, del residuo fiscale, la questione dei soldi. Lei è nervoso, mi rendo conto che siete nervosi, però io non l'ho interrotto. Non l'ho interrotta, quindi la preghiamo di farmi concludere il mio ragionamento. Una volta che lei ha sentito e ascoltato il mio ragionamento, va bene, poi glielo facciamo dire, poi dopo lei spiega, ecco, perché dal suo punto di vista è una pagliacciata, però facciamo finire. Mi faccia finire, mi ascolti, così poi può replicare a me con, voglio dire, un po' di ragionamento. Allora, io dico che mentre Bonaccini ha fatto un percorso serio e ha individuato e ha coinvolto concretamente le parti sociali, le autonomie, cioè il presidente della provincia, i sindaci, cioè siete per l'autonomia vera? L'autonomia praticata, oppure questa che voi fate attraverso il referendum è una mascherata che costa ai cittadini 50 milioni di euro buttati, perché il giorno dopo siete comunque tenuti ad avviare quello che l'articolo 116, comma terzo indica, cioè state dentro la Costituzione, state dentro le regole, oppure siete vicini agli amici della Catalogna di cui, voglio dire, no, manifestate ed esponete le magliette in Consiglio regionale, come è avvenuto in Veneto da parte di alcuni esponenti della Lega. Cioè bisogna essere seri, bisogna dire ai cittadini la verità. La verità è che, purtroppo, dal giorno dopo, cioè dal 23 ottobre, qualsiasi sia l'esito del referendum e la partecipazione di un referendum che è meramente consultivo, cioè non è vincolante, il giorno dopo voi sarete chiamati comunque ad avviare con il governo quella trattativa che, scusi Pini, dal 2007 potevate fare. Perché ve lo dico? Perché nel 2007 il Consiglio regionale del Veneto aveva già votato, aveva già dato incarico al presidente dell'allora regione di avviare con il governo la trattativa. Nel 2008 Zaia e Maroni diventano ministri del governo Berlusconi. Hanno lasciato dentro il cassetto la questione dell'autonomia. Perché non l'hanno avviata con il governo di cui facevano parte? Per questo io dico che questa è una mascherata. È una presa in giro. State prendendo in giro i cittadini, i lombardo-veneti, spendendo
un sacco di soldi che potrebbero però essere investiti in altre materie. Alessandra Moretti, però, diciamo, sì. Stante, adesso poi la faccio replicare, assicuro, però volevo capire, lei comunque e il PD sia in Veneto che in Lombardia, il referendum c'è e vota sì, e noi anche siamo. Voi, anche lei, Elisa, noi sì, anche voi. Noi ci siamo, votate sì. Io ho un'altra posizione rispetto noi a noi siamo per l'autonomia e l'abbiamo sempre detto. L'autonomia, cioè lei dice, non praticata. Si doveva fare il referendum, ma siccome per semplificare, se non capiamo, non si doveva fare il referendum per le regioni, per le ragioni che lei ha spiegato con estrema chiarezza e precisione. Però stante, cerco di riassumere, stante il referendum c'è, il PD vota sì, sia in Lombardia chi che in andrà a votare, chi andrà a votare del Partito quindi, Democratico voterà sì, quindi perché questo, noi siamo per l'autonomia, scusi, sarebbe un suicidio. Se chi va a votare certo. anche del PD votasse no, no certo, perché l'autonomia certo. l'abbiamo sempre indicata come una priorità, tant'è, ripeto, che siamo noi i veri autonomisti, perché l'articolo 116 comma terzo l'abbiamo introdotto noi, Pini, e voi quando eravate al governo nel 2008 con Berlusconi, Zaia e Maroni al governo, non avete fatto niente su questi temi. Senti dire Moretti, che avete guarda, perso siete tempo. Talmente autonomisti che la vera riforma costituzionale del federalismo l'avete fatta bocciare con un referendum, questo è il vostro. No, però non è la nostra smontare... posizione quelle, sono due cose completamente aspetta, diverse. Moretti, allora, ti chiedo scusa se ti ho interrotto prima, però adesso permettimi di replicare sì, però poi, alle fandonie sì, che poi hai sentiamo raccontato. Anche però un po' però, fandonie, guarda, non dare dei giudizi, voglio dire, come quelli che hai espresso nei confronti della tua compagna di partito Meloni. Perché devi avere un po' di rispetto. Valutami sul merito, non giudicare, voglio dire, le cose che non c'entrano nulla. Alessandra Moretti, ora Pini, posso parlare? Prego, Pini, tu, guarda, allora, però, Pini, guarda, Sardoni, io le dico questo. Sì, però lei ha già parlato, adesso sì, tocca a Pini. Siccome Pini ha continuato ad interrompermi per un bel po', o Pini ha rispetto degli interlocutori, oppure io continuerò ad interromperlo. No, perché bene, lui però, non mi tratta come tratta la Meloni. Va bene, però non l'ha trattata così. Di centrodestra se si è abituato a trattare non le colleghe detto. Lei riesce in faccia. A lei non a ha detto no. statista della Garbatella, anche perché lei è veneta. Prego, Pini, sarebbe difficile. Pini. Allora, tanto, voglio dire, è abbastanza evidente che la Meloni non è assolutamente mia compagna di partito, anche perché io non faccio parte di un partito, ma di un movimento politico. Schieramento. Coalizione. Vediamo cosa succederà. Va bene, andiamo al merito. È in funzione anche di quello che succederà sulla legge elettorale. E vorrei sentire anche le opinioni di Wanda Marra, di Fabio Martini, di Elisa Simoni e pure i numeri di Lorenzo Pregliasco che ce li ha sui referendum. Prego. Benissimo, quelli sono sicuramente più interessanti di quello che ho sentito dire dalla collega Moretti, che ha dimostrato anche una certa... Ancora però, sei noioso stamattina. Sì, ma se, cioè, scusate, allora, lei ha citato una cosa assolutamente scorretta, cioè ha cercato di far passare come se il referendum fosse una roba incostituzionale, quando è stata la stessa Corte Costituzionale italiana ad ammettere i quesiti, quindi sono cose che proprio non si fanno, perché si cerca di spostare totalmente l'attenzione su una questione, ripeto, di una legittimazione politica di un processo di autonomia. Ricordo alla ex collega Moretti che... Nel passato, più di una volta, le varie regioni, comprese regioni a guida del PD, hanno cercato di fare quel percorso che lei dice senza una legittimazione popolare, ad esempio la Toscana. Non sono arrivate da nessuna parte, perché la storia insegna che se uno non ha un popolo dietro che spinge, come è successo per la Brexit, come sta succedendo per la Catalogna, è difficile, se non impossibile, arrivare a una negoziazione con il centro, che cercherà sempre comunque allora, di mantenere le proprie prerogative. Fare... La questione è politica. È politica, è molto chiaro. Allora, vado da Fabio Martini, Wanda Marra, per capire, sì. A questo punto, stante le cose che abbiamo sentito così accese, Moretti, Pini, la questione per la Lega molto importante, intanto c'è un tema, la regia continuava a inquadrare giustamente un pezzo che diceva anche i costi di questo referendum, mi pare dal Corriere della Sera, ma al di là di questo aspetto dei costi, si gioca una partita della Lega sull'affluenza? Esattamente, diciamo, l'unica cosa che conterà, essendo un referendum tautologico, questo perfettamente legale, è chiaro, nessuno è legale, che ribadisce che non c'entra niente con la Catalogna, eccetera. Non voglio interpretare l'onorevole Meretti, ma insomma, che ribadisce quel che è già previsto dalla Costituzione. Questo non esclude che abbia un valore politico simbolico.
che si gioca su cosa? Esattamente come dicevi tu, sulla affluenza. E poiché mancano, se non sbaglio, 16 giorni, io credo che gli effetti della vicenda catalana, soprattutto se, come dire, prenderanno la forma di una rivoluzione, perché nel momento in cui ha votato per la secessione il 42% dei catalani e venisse dichiarata in qualche modo l'indipendenza, saremmo di fronte a un atto rivoluzionario. Ecco, a fronte anche degli effetti economici che si stanno già manifestando con le banche che sono in fibrillazione, è evidente che l'influenza sulla affluenza sarebbe evidente e anche al momento imprevedibile. Attenzione, nessuno dice che necessariamente questo la abbasserebbe, ma indubbiamente si metterebbero in movimento degli effetti emotivi al momento non valutabili. È riscaldato, diciamo così, esatto, questo referendum di cui per tanto tempo, perché non abbiamo parlato neanche nei nostri dibattiti, anche noi lo abbiamo fatto qualche volta, ma non così. Lorenzo Pregliasco, qualche numero proprio su questo, sull'interesse, il peso, la possibile affluenza, cosa ne pensano in Veneto e in Lombardia? Sì, abbiamo a questo proposito in realtà due ordini di dati. Possiamo forse vedere il cartello che si riferisce a questo. Il cartello 2 è un dato di Demos di settembre, quindi di poche settimane fa, sul Veneto, che cerca di capire qual è l'obiettivo della consultazione percepito dai cittadini di quella regione. E la maggior parte degli intervistati, si parla di cittadini veneti, dice che il referendum ha la funzione di rafforzare la regione nella trattativa per l'autonomia con lo Stato centrale. C'è un altro 30% che lo vede più come un momento di espressivo, consultivo, rispetto al capire come i veneti la pensano una volta per tutte sull'autonomia. Questo è un 30%, e poi c'è un 23% in questo dato di Demos che dice che vede una motivazione più politica, più di ritorno diretto per Zaia o per la Lega. C'è un altro dato utile forse per la discussione, è un dato in realtà di marzo, quindi è un dato che in un certo senso risente del tempo, di Euromedia, che però è interessante, questo è il cartello 3, perché cerca di capire da un lato l'opinione generale degli italiani, quindi dell'opinione pubblica nazionale, che è abbastanza divisa sull'opportunità della consultazione. Vedete, il 47% dice che sono un'opportunità o sono comunque giusti, un altro 38-39% risponde che è un'iniziativa inutile o che è un'iniziativa addirittura razzista, c'era anche questa ipotesi di risposta nel sondaggio. Però Alessandra, su questo vi dico un dato a integrazione: i valori cambiano sensibilmente a seconda del partito votato dagli intervistati. Pensate che nell'elettorato della Lega l'85% è convinto che siano una opportunità, che siano un elemento positivo, il 46% degli elettori del 5 Stelle, questi sono i dati di Euromedia, e poco più del 35% invece nell'elettorato di PD e sinistra, alla sinistra del PD. Quindi diciamo che deve far riflettere molto Matteo Salvini questi dati. Però ho un'ultima domanda. Questi sondaggi ai quali hai fatto riferimento sono quasi tutti precedenti all'escalation della crisi catalana? Sì, oggi sul Corriere della Sera si parla in realtà di un sondaggio di SVG di fine settembre, quindi quasi nei giorni del referendum catalano, che mostravano essenzialmente un quadro simile, cioè un'opinione pubblica a livello nazionale abbastanza divisa sul tema. Evidentemente in Lombardia e in Veneto c'è maggiore favore, maggiore appoggio alla consultazione, ma un aspetto che evidenziava anche l'articolo del Corriere è che più della metà degli intervistati, anche nel nord, sono d'accordo con l'obiezione che sia un costo, sia una spesa
inutile, eccessiva. Vedo che alza la mano Senaldi, Simoni e tutti e Bandamarra. Allora, quindi, sì, Senaldi... Non facciamo le elezioni, perché costano. Brevissimo, scusami. Sì, brevissimo, perché dobbiamo andare in pubblicità. E abbiamo anche... non si può dire che, secondo me, sulla spesa va fatta chiarezza. Cioè, Maroni chiedeva l'election day e di andare a votare con le regionali. E la stessa cosa era Zaia. Ora, chi ha impedito questo, che è il PD, non può dire adesso costa, perché costa per colpa del PD, altrimenti non sarebbe costato nulla. Questo esatto. Va detto. Ma non si me. Può costituzionalmente. Elisa Simoni, Elisa Simoni. Non si può costituzionalmente. Mi scusi, a Milano abbiamo votato il referendum di Pisapia. No, il referendum di Pisapia, se volevamo i navigli chiusi, eccetera, eccetera, li abbiamo votati col sindaco. Non è una materia da abbinare le elezioni. O questo è perché a Milano con le elezioni sono stati abbinati dei referendum che chiedevano se volevamo più biciclette, se chiedevano se volevamo i navigli chiusi, eccetera. È possibile. Ma questo non c'entra nulla. Non c'entra nulla. Allora, Simoni però deve fare veramente 30 secondi. Ovviamente la prima parte di Alessandra, perché è evidente, non è vincolante, non c'è la necessità. Lei è inutile, è anche costoso, secondo lei. Ma poi c'è un imbroglio. Si può fare referendum sulla materia fiscale, per cui in realtà la propaganda politica fatta dalla Lega che dice tutto non questo si può fare il referendum abrogativo sulla materia fiscale. Ho capito, però ne devono piantare di dire delle parole. Un momento, però un momento, Simoni, su questo però dobbiamo su questo bisogna dar ragione. Certo, sto dando ragione a lei, Pini. Un momento, però non possiamo fare pasticcio, però. Ho capito. Il tema questo va detto ai telespettatori con certezza, cioè è un referendum consultivo, quindi non è proposto come abrogazione di niente, ma... è perfettamente nelle regole, dopodiché uno può fare tutta l'analisi politica che abbiamo fatto, però questo deve essere detto, perché altrimenti deve essere detto, ma siccome è un referendum, e l'abbiamo detto, poi uno può dire che è inutile, è un referendum consultivo, certo, che determina una cosa, che dopo che abbiamo avuto l'esito comunque non è vincolante, e prima questo, cosa però... certo. Quando io dicevo c'è un imbroglio di fondo è perché i sindaci della Lega hanno mandato ai cittadini come dire, una propaganda elettorale, come giusto in un momento che si prende una posizione, dicendo una cosa molto semplice: dobbiamo tenerci i soldi che non devono andare a Roma. Cioè là una propaganda elettorale sulla questione fiscale, per cui fu bocciato, vi ricordate, il trattenimento l'altra volta. Qui c'è evidentemente un imbroglio. Secondo me, e qui mi riferisco al PD, perché condivido tutto l'impianto, brevissima, c'è però un errore politico del PD. Un errore enorme politico. Prima di tutto, siccome c'è la questione dell'affluenza, però me lo dice se lei vota sì o no, me lo dice se le devo andare in pubblicità. Secondo me sì o dovremmo no, votare no, perché quello che quindi è stato detto MDP di Lega no, sì, me lo faccia spiegare però. Quello che è stato legato alla Brexit, alla Catalogna, dà il segno dei tempi, è pericolosa. Va questa bene. Operazione MDP perché è politicizzata. Mi scusi tanto pubblicità, mi stanno, se no ci chiudono. Di nuovo in onda c'era Bandamarra che reclamava la parola perché voleva intervenire sulla questione del referendum. Prego. No, ma una cosa piccolissima in realtà, nel senso che siccome sono molto d'accordo che il giorno dopo questo referendum comunque sarà imprevedibile quello che provoca a livello più simbolico che fattuale, che era poi il ragionamento che faceva Fabio Martini, è stato abbastanza curioso, diciamo, il ragionamento di Alessandra Moretti, che è stato super puntuale e preciso e tecnico su tutto, ma poi sul discorso del sì del PD fino a un certo punto, perché lei dice chi va a votare andrà a votare sì, però qui il concetto non è votare sì, il concetto è se andare a votare o non andare a votare, quindi il Partito Democratico farà una battaglia per portare le persone ai seggi oppure no, perché questo non è secondario, perché visto che l'unico dato importante è l'affluenza, e questa posizione rischia di essere anche questa un po' ambivalente, nel senso da Roma centro, ovvero da Renzi, si dice fate un po' come vi pare e voi su un po' vi barcamenate, no, perché non potete. Ma guardi, prendere allora, una intanto posizione. Lei sa bene che le posizioni per il referendum sono sì, no e astensione. Certo, dire, ma no? Non è chiaro la vostra qual è. Secondo, se lei sì, sa anche bene che in Veneto, per esempio, c'è il quorum. Quindi sì, sarà un flop totale per Zaia se non raggiunge il quorum. E anche quello e è un significato politico. E quindi voi che fate? Quindi noi vi non stiamo a votare oppure no? Noi non stiamo facendo nessuna attività. Era la cosa attività che tentavo di dire. Noi non stiamo facendo nessuna attività
per, diciamo così, portare i cittadini a votare. Noi stiamo facendo un'attività sul territorio per informare i cittadini che questo referendum è un referendum truffa, per tutti i motivi quindi che ho detto prima. Elisa, quello che cercavo di dire poc'anzi io, ci sarà una sfida tutta sull'affluenza, tra l'altro tra Lombardia e Veneto, tra Zaia e Maroni, perché lì la dinamica anche del quorum farà sì che uno... Della leadership, certo, ma della leadership, ma è evidente in questo, quindi il PD... In questo senso, che insegue questa dinamica qua. E poi c'è l'altro risvolto politico, che io non so se la Catalogna aumenterà l'affluenza o la diminuirà. La può aumentare se quel sondaggio sugli elettori della Lega fa tiraggio, ma non sulla questione fiscale, proprio sull'altra questione, l'autonomia, la questione della Brexit, tutto quello che noi sentiamo soffiare. Ed è per questo che io politicamente penso che il PD sta commettendo un errore. Perché lì dietro c'è una questione politica enorme, enorme, che pone sul tavolo la Catalogna e l'altra, e il Veneto e la Lombardia come diverse, ma che in realtà verrà strumentalizzata dalla politica per porre alcuni temi. Su quei temi il centro-sinistra non può avere quella posizione. Senta, non la io può avere quella posizione. No, momento solo, però perché vorrei andare. La posizione è chiara. Alessandra, l'ha visto allo scontro il sondaggio dei elettori in Veneto e Lombardia del PD? Sono il 32% che dicono che dobbiamo votare sì, non che è giusto, che dobbiamo votare sì. Sì, ma certo. Quindi è evidente che c'è un'interpretazione che sbagliata di alcuni. Non sì, vanno fomentati, c'è stata vanno una piegatura degli amministratori di quelle regioni che io comprendo, che io comprendo. Però scusatemi, vorrei tornare da Pini, perché a Pini devo fare questa domanda. Questa partita del referendum, che naturalmente, per l'abbiamo detto, è un fatto oggettivo che ha una grande importanza l'affluenza, e Alessandra Moretti precisava che in Veneto c'è anche un quorum, è una partita più di Maroni e di Zaia che non di Salvini, diciamo così, della Lega, o è una partita, come dire, condivisa, vitale, importante, che segna, diciamo, segnerebbe un risultato importante per tutta la Lega? È una partita per i Lombardi e per i Veneti in questa fase qui, ma di fatto poi per tutte le regioni di questo paese, perché se parte finalmente il treno dell'autonomia, poi dopo si possono gestire in maniera migliore quelle che sono le risorse che in questo momento vengono depredate da Roma, e si possono dare anche delle risposte più concrete ai cittadini. Questo è il nocciolo, non c'è una partita dentro la Lega, cioè piantatela di assegnare significati, non lei Sardoni, ma dico alle mie colleghe, piantatela di assegnare significati politici che non esistono. È una partita, non è il referendum di Maroni o il referendum di Zaia, è il referendum dei Lombardi, è il referendum dei Veneti. E quando prima dicevo che c'è la necessità di dimostrare che dietro a una richiesta di maggiore autonomia c'è un popolo, che il popolo lo vuole, definendo, e lo ribadisco, una pagliacciata invece quello che ha fatto Bonaccini, è perché certi passaggi così fondamentali non possono essere fatti per decisioni prese all'interno delle segreterie di partito, come ha fatto invece il governatore dell'Emilia-Romagna Bonaccini, che ricordo rappresenta meno del 20% dell'intero corpo elettorale. In maniera molto democratica, sia Maroni che Zaia, siccome sono governatori di tutti i Lombardi e di tutti i Veneti, chiedono se questa cosa sta bene ai Lombardi e ai Veneti. Si fanno dare un mandato popolare per andare a trattare con Roma. Roma che nel passato, senza una spinta popolare dietro, ha sempre rigettato qualsiasi tipo di richiesta, cosa che farà sistematicamente anche con Bonaccini, perché non ha dietro una legittimazione popolare in fare questo. Questo è chiaro della sua impostazione. Perfetto. Allora, quindi non ci sono partite interne alla Lega rispetto a questo. Questo lo vorrei chiedere anche a Senaldi, però, se è d'accordo con questa lettura di Pini, se c'è invece una partita interna alla Lega. L'altra domanda che ho sempre per Senaldi è l'effetto, diciamo, della Catalogna, che, lo ripetiamo, non c'entra niente, ma siccome poi momento elettorale, l'abbiamo detto anche per lo Ius Soli del resto, no? Qualsiasi decisione o momento elettorale risente anche di un'emotività che purtroppo, per quanti sforzi si facciano, non sempre distingue. Vorrei chiedere che cosa ne pensi, se ci sarà un effetto di questo tipo e quale. Allora, la prima domanda è la seguente. Secondo me la competizione
Per esserci competizione dovrebbe esserci incertezza su come andrà a finire. Invece, per ragioni storiche, identitarie, perché è esistita la Serenissima, è probabile e tutti sanno e scommettono che in Veneto ci sarà un'affluenza maggiore che in Lombardia. E questo prescinde dalle personalità di Zaia o di Maroni, ma è una cosa che affonda nella storia, nei secoli. E quindi, diciamo così, in questo io non vedo una sfida. Poi è chiaro che Salvini ha avuto, gioca un'altra partita, perché Salvini è un leader nazionale, Maroni e Zaia si propongono da sempre e chiunque li intervisti, chiunque li conosca, Maroni dice la mia avventura romana è finita, Zaia dice io resto in Veneto, e sono dei leader regionali. E quindi anche qui io la vedo come un punto di forza, entrambi sono due grandi punti di forza di Salvini, perché sono due esempi che la Lega può essere anche un partito di governo e non a caso governa due delle regioni più floride del paese. Quindi io questa competizione vedo che c'è più competizione in altri partiti, se devo essere onesto. Anche perché, voglio dire, Maroni non ambisce a fare il segretario della Lega, lo era e si è ritirato e non rimpiange assolutamente questo momento della sua vita politica, questo chiunque lo conosce lo sa benissimo. Per quanto riguarda l'effetto Catalogna, è evidente che la Catalogna suscita simpatia, no? Perché l'indipendenza e l'autonomia sono come il divorzio. Siamo tutti a favore, tranne quando nostra moglie ci lascia sulla porta di casa e allora cominciamo a nutrire delle perplessità. Quindi è evidente che può avere un'onda lunga positiva, ma secondo me ha fatto abbastanza bene Salvini a non cavalcarla, perché se Salvini l'avesse cavalcata subito avrebbero detto: tu con questo referendum vuoi spaccare il paese, vuoi la secessione, vuoi tornare alla secessione. Siccome questi referendum sono per l'autonomia, Salvini non ha potuto e voluto cavalcare la battaglia della Catalogna, che comunque è una battaglia per le piccole patrie ed è una battaglia che si inserisce in un'onda di pensiero che può vincere ma può anche perdere, perché e probabilmente anzi rischia di perdere, perché si scontra contro dei poteri più forti di essa, come abbiamo dimostrato noi con l'articolo di oggi dicendo le banche, Bruxelles ha già detto qui non c'è Catalogna, noi vi facciamo fallire. Però diciamo così, questo più movimento che altro c'è un come dire, c'è un declassamento, cioè c'è un abbassamento, sì, del rating, e soprattutto ci sono le banche, non è tanto Bruxelles ma delle banche che se ne sono io, andate. Perdonami Alessandra, non vedo molta differenza, non riesco a vedere molta differenza. Beh, c'è una differenza. È una mia miopia. No, d'accordo, però i mercati sono sensibili ovviamente alla politica e alle decisioni dei governi, però sono anche mercati, quindi sono anche valutazioni. Sì, ma perché poi sanno diverse. Che le decisioni, certo, dei governi, certo, innestano, certo, reazioni politiche. Sicuramente leggono molto bene e guardano molto bene tutti i reportage, forse ne fanno anche di migliori, chi lo sa, non dei nostri però. Allora, quello invece che sicuramente tu citavi, la competizione a sinistra, e l'abbiamo detto, c'è una competizione a sinistra, ieri sera si è vista addirittura dentro il campo degli sfidanti di Renzi, molto bene a Ravenna, in questo scintillante dibattito a tre, in questo caso, perché c'erano Pisapia, c'era Bersani e c'era Vasco Errani, ex governatore dell'Emilia, uomo molto influente e di peso in quella regione, soprattutto a Ravenna, e che è stato anche commissario per il terremoto, in quel caso però non con dei risultati eccezionali, forse questo poi però è un capitolo a parte. Allora, sentiamo però, partendo intanto Pisapia e Bersani, partiamo da lì. Tu hai parlato di matrimonio. Beh, io sono per il matrimonio, anche patrimonio omosessuale, ma in politica sono per la poligamia, mettiamola così. Nel senso che bisogna mettere insieme tutte quelle case che vogliono essere partecipi di questo percorso. Non chiudiamoci tra di noi. I voti persi dalla sinistra e dalla centrosinistra sono oltre 3,5 milioni. Se l'altra moglie Renzi la vedo complicata, però. Se l'altra moglie Renzi la vedo complicata.
Cioè, allora, no, mi dispiacciono questi applausi perché io sono sempre stato coerente. Sono sempre stato coerente. Ho detto che voglio, da quando sono venuto qua, da quando ero a Monopoli, da quando di questi giorni ancora, da Mantova a Sondrio, dove sono stato, domani parto per Roma, poi vado nelle Puglie, sono stato in un sacco, a Crema, voglio dire, in tutta l'Italia, ho sempre detto, senza nessuna titubanza, perché ci credo fermamente che quello che bisogna costruire è un nuovo centro-sinistra radicalmente innovativo in discontinuità con le politiche del passato. Mi sembra che questo debba finirlo. Chi provoca o racconta o fa circolare voci sbagliate, io con Renzi in questo momento sono sfidante, sono competitivo, perché in una legge proporzionale noi avremo un nostro progetto di cambiamento del paese. Però dico anche che i nostri avversari sono le destre. Voi presentate un candidato in ogni collegio, il che significa non fare l'alleanza con il PD, sì o no? Ah, io dico di sì che lo presentiamo. Perfetto. Sì. Perché siamo, per un motivo molto semplice, perché ci costringono, Cioè noi tutti quelli lì non è che possono fare il partito dei contadini della DDR. Cioè, adesso cerchiamo di capirci, no? La gente, in ultima analisi, esiste un concetto che si chiama dignità, no? E mai mollarla. Ecco, dopodiché mi rendo conto e spero se ne stiano rendendo conto di quel che stanno facendo, perché il meccanismo inevitabile porta a, primo, a un distacco ulteriore fra cittadini e politica. Secondo, a compromettere le prospettive del centro-sinistra e tirare la volata alla destra. Questo magari con la speranza dell'inciuccione. Allora, Elisa Simoni, questo Pisapia è, non lo so, è definitivo, netto e alla fine qualche sta punto con voi. Non qualche sta con punto voi. Di chiarimento ieri sera è stato c'è stato anche mosso dalla platea, cioè il popolo, me lo faccia chiamare così, ha condotto quel dibattito e ha detto a Pisapia e anche agli altri una cosa molto semplice: è ora di farla questa cosa, è ora di decidersi chi siamo, cosa facciamo e dove andiamo. Poligamia. Ieri la Ghisleri, in un sondaggio da lei fatto, in un sonoro in realtà, in una trasmissione, ha detto che c'è un mondo a sinistra che, se messo tutto insieme su dei valori, e qui si arriva alla polarizzazione destra e sinistra che ormai è evidente, è sopra il 10%. Quindi Pisapia ha perfettamente ragione. C'è uno spazio enorme che è dato da un periodo ipotetico. Appunto, ora si arriva insieme al periodo. Uno spazio enorme che è dato da quelli che non votavano più, da quelli che hanno votato 5 Stelle, da quelli che non voteranno più PD. Vanno messi insieme. È evidente, però, il tempo non è banale, visto che si dovrebbe votare tra pochetto. Quindi, ieri sera che cosa è stato detto? È stato detto, 7 punti, il programma, e per andare a votare il programma è pari fondamentale. Prima questione. Seconda, non banale, l'avete fatta sentire voi. Se c'è il proporzionale, siamo competitivi rispetto al PD. Quindi non con il PD. Se c'è il Rosatellum, su questa legge poi non mi dilungo. Se c'è il Rosatellum, siamo ugualmente competitivi al PD, perché non stiamo col PD, ma presentiamo in ogni collegio un candidato alternativo. Anche questo mi pare un passo da... Soprattutto la domanda De Angelis è stata molto incalzante, perché aveva il popolo che lo spingeva dalle spalle, sulle spalle. L'ha fatta Pisapia e ha risposto questo. Terzo punto, che è la questione quando. Quando si va a celebrare la nascita di questo soggetto fatto di tanti, di tutti quelli che vuole Pisapia, di tutti quelli che la Ghisleri dà sopra il 10, questo non è una questione irrilevante. È stato detto 1.5 mesi ieri sera. Secondo me, questa è la mia opinione, 1.5 mesi è troppo. Sentiamo. E mezzo è troppo, quindi dobbiamo evidentemente stringere. Io ho bisogno degli esegeti, però qui gli esegeti servono, anche perché poi c'è una questione così anche un po' di fondo.
Noi ne stiamo parlando e ogni volta poi c'è qualcuno, stiamo parlando vari giorni, Pisapia, poi tutti quanti dicono, poi però alla fine, anche così, anche Montecitorio, ma alla fine quanto vale Pisapia? Però non vale tanto, forse numericamente, poi ci dice Lorenzo Pregliasco tutti i numeri, però è diventata una questione pure un po' curiosa adesso questo dibattito. Prego, Vanda Mara, certo. No, nel senso che intanto è abbastanza interessante vedere il contrappunto di Elisa Simoni a Pisapia di ieri sera, nel senso che lei dice sì, il proporzionale, lui ieri sera ha ridetto la stessa cosa che va dicendo da 3 mesi, sono poligamo, il punto è che pure per essere poligami bisogna essere in 2, in 3, in 4, lui è poligamo, voi no, Renzi neanche da un certo punto perché di vista, no? Perché voi comunque non è che siete per l'alleanza con Renzi, visto che lui la sua poligamia... Lei non si vuole alleare con Alessandra Moretti. Allora, noi non siamo per l'alleanza con Renzi e ieri sera gli è stato chiesto a lui i poligami, vede, ho cercato di spiegarlo, però... nel momento in cui i milioni di elettori di cui parla Pisapia sono alternativi a Renzi, o chiunque fa una cosa alternativa a Renzo, sennò quegli elettori li prende. Ma questo io penso anche di essere abbastanza d'accordo con lei, non so se è d'accordo con lei Pisapia, per amore, lo faccia per convenienze elettorali. Ci sono soprattutto, e se è d'accordo Pisapia o se poi è d'accordo anche un altro personaggio, perché c'era un terzo interlocutore, lo abbiamo detto, era Vasco Errani, che su una delle cose, delle discriminanti di Pisapia, perché Pisapia detto, però assolutamente non si deve candidare Massimo D'Alema. Ecco. Allora, sentite, poi lo so, poi andiamo in pubblicità, giuro, però sentiamo questo Errani, che cosa ha detto Errani su D'Alema. Io voglio nominare l'innominato, che ormai è diventato Massimo D'Alema, che... L'applauso è per D'Alema. Allora, e ovviamente la domanda l'hai capita? No. Ah, non la sa. E poi ve la riprendete con gli... Allora, ma deve fare un passo di lato D'Alema o si può candidare? Perché allora, poi qualcuno mi deve spiegare, è diventato una specie di mostro D'Alema, non nomini a Renzi. Allora, ti prende la cosa. Allora, a sinistra il passo di lato. Ho capito la domanda. Vai. Allora, sì, no, è molto utile questo passaggio per me. E lo voglio fare al di là delle battute. E, seriamente. Conosco Massimo D'Alema. Dico purtroppo per via dell'età da circa 40 anni. E per me descrivere e ascoltare qualcuno, per capirci, che non è sedere qui, dire che Massimo D'Alema è un gruppettaro, per me è ascoltare una sciocchezza, una stupidaggine. Con Massimo D'Alema ho discusso tante volte, non sempre siamo stati d'accordo. Rivendico la mia origine dalemiana, così ci capiamo. Si discute in politica, ma D'Alema è una risorsa. D'Alema è una risorsa per noi. E su questo, sul concetto di passo di lato, Giuliano, passo indietro, per me esiste solo un passo avanti. Allora, no, abbiamo sentito D'Alema risorsa, mi pare che sia una risposta a Pisapia, insomma, abbastanza oppositiva. Dopo la pubblicità sentiamo anche come ha risposto Pisapia e anche parliamo di questa figura, è diventato un po' l'uomo nero D'Alema, per gli altri ce n'è un altro che è Denis Bernini. Dopo la pubblicità. Di nuovo in onda, allora Fabio Martini, D'Alema è grande problema,
prima anche. Beh, sembrerebbe proprio di sì. Io soltanto, prima di rispondere alla tua sollecitazione, un'osservazione soltanto proprio analitica in merito alla posizione espressa da MDP. Noi presenteremo un candidato in ogni collegio contro quello del PD, quindi tendenzialmente per non farlo vincere. Obiettivamente è una posizione che neanche Rifondazione Comunista anticapitalista, che fece cadere due governi Prodi, ha mai assunto. Questo diciamo in termini analitici. Massimo D'Alema è ovvio che se fosse, si ripresentasse e fosse eletto parlamentare sarebbe una risorsa. Parla ancora a una parte di opinione pubblica anche con autorevolezza. Il problema popolare a Ravenna, abbiamo scoperto. È popolarissimo a Ravenna. Il problema è capire, diciamo, costi-benefici di questa presenza e candidatura. Secondo Giuliano Pisapia, che parla a questo punto, diciamo, quasi a titolo personale, questa candidatura sarebbe negativa. E perché? Adesso possiamo, come dire, brevemente ricordare qualche dato. Massimo D'Alema si è candidato per la prima volta 30 anni fa in Parlamento, è stato Presidente del Consiglio, Vicepresidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, Presidente della Commissione bicamerale, Presidente del Comitato per i Servizi, Segretario del PDS, Presidente dei Deputati del PDS. Ha bisogno di ripresentarsi in Parlamento? Non sarebbe più utile che, come dire, avesse una voce autorevole per alcuni, fastidiosa per altri? Questo è il punto, ed è uno dei punti paradossalmente più importanti di questa vicenda, che peraltro ha fatto segnare altri passaggi abbastanza originali. Per chiudere. Abbiamo per chiudere. Allora, sentiamo però, poi, prima di dare la parola a Alessandra Moretti, ovviamente, sentiamo però come ha risposto Pisapia a Errani, a questa appassionata difesa di D'Alema. Sentiamo Pisapia. Io dico una cosa, come ho detto, perché poi le polemiche D'Alema, non D'Alema, Paletti, non Paletti, non interessano a nessuno. Allora io dico semplicemente una cosa, interessa solo a certa stampa che vuol fare polemica e creare zizzania. Siccome, io ho detto, siccome in questo momento sono divisivo, io sono pronto a fare un passo di fianco. Del resto, caro Vasco, il leader stasera è stato nominato da tutti i presenti. Sei tu. Errani leader, la risposta di Vasco Errani leader, però interessante. No, ma era ironico, nel senso di dire che Errani aveva detto che D'Alema deve essere leader. Certo, prego. Io penso questo, ma lo penso in generale, non rivolta alla situazione specifica di MDP. Io credo davvero che il distacco tra cittadini e politica sia dovuto anche da questi ragionamenti, no? Che sono bolle e sono assolutamente scollegati rispetto alla realtà e ai problemi dei cittadini, che sono tutt'altri e fuori, voglio dire, dalla bolla del Parlamento di Montecitorio. Detto questo, penso anche che abbia ragione Pisapia quando dice che le alleanze, Renzi l'ha sempre detto, si fanno sul merito, sui contenuti, sui programmi. Non si può spaccare la sinistra, cioè il campo del centro-sinistra, soltanto per personalismi, odio domestico, il PD ha rinunciato, rancore. Cioè il PD, diciamo così, ha rinunciato a tenere parte o ha bisogno? Io ho valutato, ho letto attentamente in questi giorni le dichiarazioni di Pisapia e mi sembrano dichiarazioni di assoluto buonsenso. Cioè i nostri nemici, sono i nostri avversari, sono le destre, sono gli estremisti. Però ha detto anche che vorrebbe prendere un voto più del PD. Allora, ma io credo che, scusate, ha detto dividere, anche che vorrebbe prendere un voto più del PD. Se MDP, con le percentuali che gli vengono attribuite oggi, ha l'intenzione di far vincere il centrodestra spaccando il campo del centrosinistra, beh, se questa è l'intenzione lo dica chiaramente. Io penso, invece, che il campo del centro-sinistra debba essere il più ampio possibile
e che noi per primi abbiamo, come dire, affrontato dei temi, degli argomenti su cui anche il MDP dovrebbe essere d'accordo. Sono stati per 4 anni al governo, quindi il tema dello Ius Soli, ma il tema dei diritti civili, il tema del dopo di noi, il tema dei vitalizi, cioè tante questioni ci accomunano. Francamente, spaccare il campo soltanto per un rancore personale nei confronti di Matteo Renzi, io credo che sia profondamente sbagliato, perché consegniamo il paese, e ve ne assumerete la responsabilità, alle destre e peggio al Movimento 5 Stelle. Alle destre lo so che sì, poi se lo dicono destre voi dite no, e dite no. Verdini e ci arriviamo. Però un momento, mi fa andare prima da Pregliasco, però Lorenzo Pregliasco, prima volentieri. Con qualche e poi dopo replica. Elisa Simoni. Allora, Pregliasco, i numeri, Lorenzo, la supermedia e anche tutto questo, il pasticcio a sinistra visto dai numeri. Vediamo, prima la supermedia, poi un focus sulla sinistra. Supermedia col cartello 1, supermedia di Utrend per AGI, tutte le settimane la elabora il nostro Salvatore Borghese. Che cosa accade questa settimana? Partito Democratico 27,3%, ricorda la media di tutti i sondaggi, con un calo negli ultimi 15 giorni, ma cala di più il Movimento 5 Stelle, che è al 26,9%, quindi la cosa da notare è che c'è stato un calo abbastanza costante in realtà negli ultimi 3 mesi dopo le amministrative. Lega Nord 14,6%, Forza Italia 13,8%, si riavvicinano le due forze principali, cioè è scesa un pochino, tra loro. Un pochino la Lega, poi pochissimo la Lega, è salita un pochino Forza Italia, così? Sì, e poi diciamo è difficile capire effettivamente anche sulla leadership, no? L'effetto che può avere il partito che arriverà primo tra i due. Diciamo che in uno scenario come quello delle elezioni politiche Forza Italia forse ha qualche margine di crescita in più della Lega, ma questa è una valutazione personale. Fratelli d'Italia al 4,7 e poi abbiamo questo arcipelago della sinistra con MDP che al momento risulterebbe al 3,2, Sinistra Italiana 2,3 e da ultimo Alternativa Popolare che invece è Alfano al 2,2. Alessandra, c'è un dato importante per la discussione che si faceva sulla sinistra. Primo, l'unico istituto che rileva anche campo progressista di Pisapia è MG e la valuta intorno allo 0,7, quindi poco sotto all'1%. C'è insomma il rischio concreto che tutti e tre i soggetti a sinistra del PD stiano di poco ma sotto al 3%, che è lo sbarramento che è previsto diciamo anche dal Rosatellum bis in discussione. Dice Fabio quello Martini, che si diceva all'inizio, no, certo, quello però, certo, insieme ovviamente no. Però MDP è a sinistra. Sì, però anche lì, insomma, in politica non sempre le somme sono coerenti, no? con la consistenza degli addendi, ci sono tanti casi in politica che lo ricordano. Quello che si diceva prima è però importante, perché il sistema elettorale oggi in discussione prevede che le forze coalizzate che superano l'1%, ma stanno sotto al 3%, non entrino in Parlamento ma contribuiscano alla somma, alla cifra diciamo della coalizione. Quindi questo meccanismo potrebbe portare a diciamo alleanze tattiche tra ad esempio il PD e partiti più piccoli, come ad esempio campo tutto quello che si progressista. Conferma. Sì, prego, no, finisci, prego. Io ho solo una domanda su. No, l'ultima cosa per. Sì. No, per dire che, nel senso, noi siamo abituati a parlare tutti i giorni di queste sigle, di questa offerta politica, che in realtà è molto magmatica e non è che sia chiarissima agli elettori. Come sempre, quando ci sono proposte politiche nuove, all'inizio è difficile orientarsi, poi ci si abitua magari all'offerta una volta che si presenta al voto, ecco, questo intendevo dire. Sì, io invece ho l'ultimissima, ma soltanto per essere sicuri, anche in questa situazione non ci sarebbero maggioranze. Con il Rosatellum bis che è in discussione alla Camera in questi giorni, le simulazioni che abbiamo fatto come Utrend diciamo che vedono un massimo di 270 seggi
per uno dei tre poli principali a seconda, diciamo, di quello che potrebbe prevalere. Quindi essendo la maggioranza alla Camera 315, 316, comunque non ci sarebbe. Non ci siamo, non ci comunque siamo non ci siamo. Allora, invece a Senaldi, io vorrei chiedere questo poi alla fine, ma alla luce di tutto quello che abbiamo detto, ma non è che alla fine, visto che sei milanese, per questo lo chiedo a te, per competenza territoriale, ma non è che alla fine Pisapia si ritira? Ma guarda, io mi sta molto simpatico Pisapia, ma soprattutto me lo rende ancora più simpatico questo suo tentativo che è un Don Chisciotte contro i mulini a vento. Lui ci prova a unire la sinistra, ma non ce la farà mai perché ci sono degli odi personali tali che la missione è impossibile, non è alla sua portata. Quindi alla fine lui non gli cambia niente, non gli fa un baffo ritirarsi. Lui proverà fino all'ultimo, se non ci riuscirà si ritirerà perché figuracce non ne vuole fare. E infine torno anche da Pini perché al suo ruolo di parlamentare, alle sue antenne in Parlamento non ne abbiamo parlato perché non c'è il tempo e non è questo, ma la prossima settimana sarà la settimana però decisiva per capire la legge elettorale cosa succede, ma le antenne di Pini della Lega in Parlamento dicono che questa volta anche rispetto alle votazioni segrete il Rosatellum punto 2, insomma diciamo il Mattarellum al rovescio con più proporzionale che maggioritario, questa legge su cui sembra profilarsi un accordo sostenuta dal PD, ha delle chance di passare o sarà impallinata dai franchi tiratori? Che aria tira, Pini? Mi sembra che ci siano delle condizioni molto più favorevoli rispetto a quelle del tentativo fatto qualche settimana fa, cioè prima dell'estate, di fare una modifica all'Italicum. Ciò non toglie che tutto dipenderà dall'atteggiamento e dalla tenuta di Forza Italia su questa partita qui. Noi siamo convinti che sia una legge discreta, che possa anche cercare di generare una maggioranza se c'è compattezza in una coalizione. Andiamo avanti, la sosteniamo. La sostenete e la partita delle soglie l'ha evocata Fabio Martini molto opportunamente all'inizio della trasmissione. La partita delle soglie è una merce di scambio. No, non è una merce di scambio perché è già lì dentro, quindi ma a noi le soglie non interessano, interessano più altri lidi. Elisa Simoni deve essere telegrafica. Alessandra, sì. Non è rancore. Voi avete parlato di D'Alema e di questi importanti leader. Questo partito è fatto di quarantenni come me, che sinceramente conosco Matteo Renzi anche da quando siamo. Sì. Ma lei non è cugina di Renzi o no? Però questa storia siamo in un paese piccolo, erano cugini i nonni, ma non parentele lontane, siamo tutti parenti nei contadini. Sicuramente non è rancore. C'è un tema che è la ragione per cui io sono uscita e altri come me sono uscita. Il PD ha lasciato quegli elettori di cui sta parlando, 3-4 milioni, quel 10%, li ha abbandonati. Quindi un Pisapia alleato con il PD non prende voti a sinistra, prende voti a sinistra, una politica alternativa al PD. Non sono i rancori. Io sono uscita, Alessandra, all'ultima direzione, non quando Bersani. Quando Matteo Renzi ha detto che era autonomo, che non avrebbe fatto alleanze, ha risposto a Franceschini no a una legge elettorale che fa il centro-sinistra e però si è spostato su Alfano. Però la questione è politica. Per farlo capire, nessuno lo sa. La legge elettorale che non dà la maggioranza al Paese. Però comunque un momento, questo ce lo può dire solo Wanda Marra, ha cambiato idea, nel senso lo schema sembra coalizione. Sì. Cioè se passa il Rosatellum 2.0, va bene, sul Rosatellum una parola impronunciabile, il latino, non ci fermiamo, linea Andrea Pancani, non so se ve ne riparla anche lui di questo, sicuramente sì, di politica, di attualità. Coffee Break e Omnibus torna domani con Marco Fratini. Buona giornata a tutti e grazie ai nostri ospiti naturalmente e a voi.